e benvenuti sul mio canale Side Artwork. Io sono Laura. Questa è la seconda parte del video in cui vi spiego come creo i miei stickers. Vi lascio il link alla prima parte giù nella descrizione. Quindi adesso andremo a vedere come impaginare, stampare e tagliare gli stickers che abbiamo creato la volta scorsa. In Procreate creo una copia del file e in quella unisco tutti i livelli. Preservo il file originale per poterci apportare eventualmente modifiche successive. Creo poi un nuovo canvas in cui copio tutte le illustrazioni. In questo modo posso ridimensionarle e posizionarle come meglio credo. Cerco di creare una composizione che sia gradevole agli occhi, ma tengo anche presente le distanze necessarie per il taglio. In passato ho anche provato a caricare le immagini una per una sul Design Space di Cricut e ridimensionarle e impaginarle lì, ma dopo varie prove trovo sia molto più rapido caricare un unico file. Quando sono soddisfatta della composizione, salvo il file in PNG. Questo formato mi permette di salvare il canvas con sfondo trasparente e lascia inalterata la qualità dell'immagine, cosa invece non possibile con il formato JPEG. Importo poi il file sul Design Space di Cricut. Vedete, avendo salvato lo sfondo trasparente, le immagini rimangono tutte separate e sono già pronte per il taglio. Uno strumento molto utile sulla versione del Design Space per tablet è la funzione livella, che rende meno frastagliati i bordi permettendo un taglio più pulito. Questo strumento purtroppo non è presente nella versione per computer. A questo punto salvo il mio progetto selezionando stampa prima del taglio e poi lo carico sulla griglia. La mia intenzione è di tagliare due formati diversi, uno grande ed uno piccolo, quindi sulla griglia di lavoro duplico l'immagine e la allineo all'altra. Poi do le misure massime consentite per questo progetto. A questo punto devo salvare il progetto sul cloud di Design Space e spostarmi sul computer, in quanto da tablet non è possibile selezionare la qualità di stampa. Sul computer, al momento della stampa, posso selezionare Utilizza finestra di dialogo del sistema, che aprirà la finestra della stampante permettendomi di scegliere fra tutte le opzioni disponibili. Vado quindi a modificare le preferenze selezionando come tipo di carta altra carta lucida per inkjet. Invece in qualità di stampa seleziono alta.
posiziono il mio bel foglio fresco di stampa sul tappetino adesivo della Cricut. Nelle impostazioni del materiale seleziono Post-it. Questo materiale utilizza la lama a punta fine già in dotazione con la Cricut. Finito il primo taglio, ripeto tutto il procedimento con il formato più piccolo. Ed ecco qui gli stickers pronti. Fatemi sapere cosa ne pensate lasciandomi un commento ed iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Ciao e alla prossima!